Capitolo 34. Edmund ebbe grandi notizie da ascoltare al suo ritorno. Molte sorprese lo aspettavano. La prima che gli si presentò non fu la meno interessante: l'apparizione di Harry Crawford e di sua sorella che attraversavano insieme a piedi il villaggio mentre lui vi entrava a cavallo. Aveva supposto, aveva desiderato che al suo ritorno essi fossero molto lontano. La sua assenza era stata prolungata di una quindicina di giorni di proposito per evitare Miss Crawford. Ora tornava a Mansfield con lo spirito incline a nutrirsi di malinconici ricordi e tenere associazioni di idee, ed ecco davanti ai suoi occhi la leggiadra persona di lei appoggiata al braccio del fratello. Ecco che egli riceveva un benvenuto indiscutibilmente amichevole dalla donna che 2 minuti prima aveva pensato lontana 70 miglia e altrettanto lontana, molto più lontana da lui, per indole, di quanto qualsiasi calcolabile distanza potesse esprimere. L'accoglienza che Miss Crawford gli fece fu tale quale non avrebbe mai osato sperare se avesse sognato di incontrarla. Giungendo, come faceva, dall'aver portato a compimento la risoluzione che lo aveva condotto lontano da casa, si sarebbe aspettato tutto da parte di lei fuorché un'espressione di autentica gioia nel vederlo e parole così amichevoli e cordiali. Ciò fu sufficiente per infiammargli nuovamente il cuore e farlo giungere a casa nel più adatto stato d'animo per apprendere le altre grandi sorprese che lo attendevano. Fu subito messo al corrente della promozione di William e di tutti i suoi particolari, e con quella segreta riserva di gaudio che aveva in cuore, pronta ad alimentare ogni gioia, ne trasse sensazioni estremamente piacevoli e un umor gaio che mantenne per tutta la durata del pranzo. Dopo che le signore si furono alzate da tavola e lui e il padre rimasero soli in sala da pranzo, seppe finalmente la storia di Fanny e tutti i grandi avvenimenti della trascorsa quindicina e l'attuale stato delle cose a Mansfield gli furono noti. Fanny sospettava il tenore della conversazione che si stava svolgendo fra lo zio e il cugino. Si trattenevano talmente più a lungo del solito in sala da pranzo da essere sicura che stessero parlando di lei. E quando finalmente vennero in sala per il tè e lei si trovò nuovamente sotto gli occhi di Edmund, si sentì terribilmente colpevole. Egli venne da lei, le sedette vicino, le prese la mano e la strinse affettuosamente. E in quel momento Fanny pensò che se non fosse stato per le minute incombenze e per i gesti che la cerimonia del servire il tè le imponevano, avrebbe tradito la sua commozione manifestandola con un qualche imperdonabile eccesso. Con quel gesto, tuttavia, egli non intendeva significarle quella totale approvazione e quell'incoraggiamento a perseverare nell'atteggiamento assunto che Fanny, piena di speranza, invece ne dedusse. Edmund aveva solo voluto dirle quanto partecipasse a tutto quello che la interessava e farle capire che aveva appena ascoltato cose che rendevano ancor più vivo il suo affetto per lei. Di fatto, egli era, in proposito, tutto dalla parte del padre. La sua sorpresa non era stata grande come quella di Sir Thomas nel sentire che Fanny respingeva Crawford, poiché, lungi dal supporre che gli concedesse anche solo l'ombra di una preferenza, aveva sempre pensato esattamente il contrario e poteva capire come la cugina fosse stata colta completamente di sorpresa. Non poteva considerare la prospettiva di quel parentado con minor favore di quanto facesse il padre. Anche lui vi trovava realizzata ogni desiderabile condizione. Ma onorava Fanny per avervi opposto un rifiuto, data la sua presente indifferenza. Anzi, la onorava in termini più sentiti di quanto Sir Thomas potesse accettare. Sperava ardentissimamente e credeva con grande ottimismo che tutto si sarebbe concluso con un matrimonio e che una volta uniti da mutuo affetto si sarebbe constatato che le loro indoli erano precisamente adatte a fare di loro una coppia ideale, come ora egli incominciava seriamente a considerarli. Secondo lui, Crawford aveva agito troppo precipitosamente, non le aveva dato il tempo di affezionarsi. Aveva incominciato dalla parte sbagliata, ma con attrattive quali erano le sue, con un temperamento qual era quello di Fanny, confidava che la cosa giungesse felicemente in porto. Nel frattempo, vedendo chiaramente l'imbarazzo di Fanny, si fece scrupolo di aumentarlo con una sola parola, uno sguardo, un gesto. Crawford venne a far visita il giorno seguente e, dato il ritorno di Edmund, Sir Thomas giudicò di potersi considerare più che autorizzato a invitarlo a fermarsi a pranzo. Era senz'altro un'opportuna cortesia. Naturalmente l'invito fu accettato e Edmund ebbe allora ampia opportunità di osservare quanto Crawford si desse da fare con Fanny e quale immediato incoraggiamento si potesse dedurre dai modi di lei.
E tale incoraggiamento era così debole, praticamente nullo, giacché ogni probabilità, ogni possibilità di arrivare a una interpretazione favorevole derivava unicamente dall'imbarazzo di lei, così che se non vi era motivo di sperare nella sua confusione, non vi era da sperare in null'altro. Che si sentiva indotto a meravigliarsi della capacità di perseveranza dell'amico. Ma Fanny la meritava tutta. Edmund pensò che il desiderio di conquista meritava ogni possibile paziente sforzo, ogni ricorso all'intelligenza, ma pensò anche che lui non sarebbe stato capace di perseverare, di ostinarsi in un simile tentativo con nessuna donna al mondo senza ottenere una risposta atta a dar più coraggio di quanto egli poteva scorgere nell'atteggiamento della cugina. Certo, Crawford poteva essere più perspicace e questa fu la conclusione più incoraggiante e più favorevole all'amico che poté raggiungere in base a tutto quanto notò prima, durante e dopo il pranzo. Tuttavia, nel corso della serata, registrò alcune sfumature che gli parvero più promettenti. Quando egli e Crawford entrarono in salotto, sua madre e Fanny sedevano in silenzio, intente al loro lavoro, come se non vi fosse null'altro al mondo che le interessasse. Edmund non seppe trattenersi dal commentare quella loro apparente profonda tranquillità. Non siamo state così silenziose tutto il tempo, rispose sua madre. Fanny ha letto ad alta voce e ha posato il libro solo ora, vedendovi entrare. Ed effettivamente sul tavolo vi era un libro che aveva tutta l'aria di essere stato appena chiuso, un volume di Shakespeare. Spesso mi legge qualcosa da questi libri ed era nel bel mezzo di un bellissimo discorso di quel tale, come si chiama, Fanny? Quando abbiamo udito i vostri passi. Crawford prese in mano il volume. Mi consenta di avere il piacere di finire quel discorso per vostra signoria, disse. Lo troverò subito. E facendo scorrere con cura le pagine, nel senso in cui tendevano naturalmente ad aprirsi, si trovò con una pagina o due di scarto, abbastanza vicino al punto dove la lettura era stata interrotta, così da soddisfare Lady Bertram, che lo assicurò appena egli ebbe fatto il nome del cardinale Wolsey, che aveva azzeccato proprio il brano giusto. Fanny non aveva dato un solo sguardo, non aveva pronunciato una sola parola per aiutarlo, non una sillaba contro o a favore della proposta. Tutta la sua attenzione era per il ricamo. Sembrava decisa a non interessarsi d'altro, ma il gusto per le cose belle fu più forte della sua decisione. Non riuscì ad astrarsi per più di 5 minuti. Fu costretta ad ascoltare. Crawford leggeva con bravura eccezionale e il piacere che le dava sentir leggere così era grandissimo. Alla buona lettura era abituata da lungo tempo, lo zio leggeva bene, come i suoi cugini del resto, soprattutto Edmund, ma nel modo di leggere di Mr. Crawford vi era un genere di eccellenza che oltrepassava tutto quanto ella già aveva sperimentato. Il re, la regina, Buckingham, Wolsey, Cromwell, tutti furono interpretati di volta in volta. Poiché con la più felice abilità, la più felice perizia nello sfogliare qua e là quasi per intuizione, riusciva sempre a imbattersi nelle scene migliori o nei brani migliori di ogni scena, e sia che si trattasse di orgoglio o di dignità, di tenerezza o di rimorso o di qualsiasi altro sentimento, sapeva renderlo con uguale perfezione. La sua era una lettura veramente drammatica. Il modo con cui recitava aveva già fatto conoscere a Fanny durante le prove quale piacere poteva dare una rappresentazione teatrale? E tutta quella lettura faceva rivivere il suo modo di recitare, anzi con maggior piacevolezza, poiché le giungeva inaspettato e senza l'inconveniente del disagio che era stata solita patire nel vederlo sulla scena, a fianco di Miss Bertram. Edmund osservava l'accentuarsi di quella sua attenzione e si divertiva e rallegrava insieme nel vedere come la cugina allentava a poco il ritmo di quel suo lavoro d'ago che a tutta prima era sembrato occuparla totalmente. Come il ricamo le cadeva di mano e lei, immobile, lo lasciava abbandonato sulle ginocchia e finalmente, come gli occhi che durante tutta la giornata avevano cercato così studiatamente di evitare Crawford, si volgevano rimanendo per vari minuti fissi su di lui, finché la forza di attrazione di quello sguardo attirò quello di Crawford e il libro fu nuovamente chiuso e l'incanto spezzato. Allora Fanny si chiuse nuovamente in se stessa e arrossendo riprese a lavorare con più lena di prima. Ma la scenetta era stata sufficiente per dare a Edmund una incoraggiante speranza per l'amico
e mentre lo ringraziava cordialmente, sperò di esprimere insieme ai suoi sentimenti anche i sentimenti segreti di Fanny. Questo deve essere uno dei suoi drammi preferiti, disse. Lo legge come se lo conoscesse bene. Sarà il mio preferito da questo momento, credo, rispose Crawford, ma ho idea di non aver preso in mano un volume di Shakespeare da quando avevo 15 anni. Ho visto recitare una volta l'Enrico VIII, oppure ne ho udito parlare da qualcuno che lo aveva visto. Non sono ben certo in proposito, ma con Shakespeare ci si familiarizza, non si sa come. Fa parte della costituzione di ogni inglese. I suoi pensieri e le sue bellezze sono così diffusi tutti intorno che se ne viene a contatto ovunque. Siamo suoi intimi, per istinto. Nessuno dotato di una qualche intelligenza può entrare anche fuggevolmente in contatto con buona parte di qualsiasi sua opera senza essere immediatamente immesso nel flusso del suo pensiero. Senza dubbio, disse Edmund, siamo familiarizzati con Shakespeare almeno fino a un certo punto, fin dall'infanzia. I suoi passi celebri sono citati da tutti, si trovano riprodotti in metà dei libri che apriamo e noi tutti parliamo Shakespeareano, facciamo uso delle sue similitudini e descriviamo con le parole delle sue descrizioni, ma questa è cosa ben diversa dal saper far vivere il suo pensiero come ha fatto lei. Conoscerlo a pezzi e bocconi è fatto abbastanza comune, conoscerlo a fondo è forse meno comune, ma tuttavia possibile. Leggerlo veramente bene ad alta voce non è certo da tutti. Signore, lei mi onora, fu la risposta data da Crawford con un inchino di scherzosa gravità. A questo punto, entrambi gettarono un'occhiata a Fanny per vedere se poteva esserle strappato un assenso, una parola di lode, ma entrambi si resero conto che ciò non sarebbe avvenuto. La lode era stata implicita nell'attenzione prestata, di ciò dovevano accontentarsi. L'ammirazione di Lady Bertram fu non solo espressa, ma espressa calorosamente. È stato proprio come essere a teatro, disse. Avrei voluto che Sir Thomas fosse qui. Crawford si sentì estremamente lusingato. Se Lady Bertram, con tutta la sua incompetenza e pigrizia mentale, poteva provare questo, il pensiero di quanto aveva provato la nipote, così viva e colta, non poteva non esaltarlo. Lei, ne sono certa, ha una grande disposizione a recitare, Mr. Crawford, continuò Sua Signoria poco dopo. Sa cosa penso? Penso che un giorno o l'altro lei metterà su un teatro in casa sua, nel Norfolk. Intendo dire quando vi si sarà stabilito. Ne sono veramente certa. Penso proprio che lei avrà un teatro nella sua casa nel Norfolk. Lo pensa veramente, signora? Esclamò lui prontamente. No, no, non avverrà mai. Sua signoria si inganna completamente. Nessun teatro a Everingham. Oh no! E guardò verso Fanny con un sorriso significativo che evidentemente intendeva dire la signora qui presente non permetterà mai che a Everingham ci sia un teatro. Edmund notò ogni cosa e vide Fanny così decisa a non capire che ciò bastava a render chiaro che il tono della voce era stato sufficiente a comunicare il pieno significato della protesta di Harry e una così pronta percezione dell'omaggio fattole, la così rapida presa di coscienza di quel sottinteso, pensò, era più favorevole che no. Il tema della letteratura ad alta voce fu discusso ulteriormente. I due giovanotti furono gli unici a parlare, ma in piedi accanto al caminetto lo trattarono esaurientemente. Deplorarono la troppo diffusa negligenza nell'acquisire la necessaria perizia nel leggere, la totale indifferenza con cui quell'arte era considerata dai programmi delle scuole per ragazzi, il conseguente, inevitabile e in alcuni casi addirittura innaturale grado di ignoranza e goffaggine riscontrabile in uomini fatti, pur sensati e ben informati in altri campi, quando si trovano all'improvviso nella necessità di leggere ad alta voce. Si trattava di casi di cui entrambi avevano conosciuto parecchi esempi e citarono errori più o meno grossolani e imperfezioni dovute a quelle che potevano essere definite cause secondarie: incapacità di padroneggiare la voce, le appropriate modulazioni e l'enfasi necessaria, assenza di lungimiranza e senso comune, cose tutte che procedevano dalla causa prima, cioè dalla mancanza di una precoce cura e abitudine nell'esprimersi appropriatamente. E Fanny nuovamente ascoltava con vivo interesse. Persino nella mia professione, disse Edmund con un sorriso, quanto poco è stata studiata l'arte del leggere.
quanto raramente sia data importanza ad una enunciazione chiara e a un porgere appropriato. Tuttavia, da questo punto di vista, parlo più del passato che del presente. Oggigiorno le cose tendono a migliorare, ma fra quelli che venivano ordinati 20, 30, 40 anni fa, la maggior parte, a giudicare dalle loro prestazioni, deve aver pensato che leggere era un limitarsi a leggere e predicare e a predicare. Ora la situazione è diversa. Questo punto, così importante, riceve più giusta considerazione. Si è capito che la chiarezza dell'enunciato e l'energia del tono contribuiscono a dare maggior forza alle più solide verità. E inoltre vi è una più rigorosa osservanza del testo, un miglior gusto nell'uso della voce ed è più vastamente diffuso un senso critico più affinato di quanto lo fosse in passato. In ogni comunità sono aumentati gli individui che sanno qualcosa in proposito e che possono giudicare e criticare. Edmund aveva già officiato una volta, da quando era stato ordinato. Mr. Crawford, quando l'apprese, gli pose una quantità di domande su quel che aveva provato e sul successo riscosso. E poiché tali domande, pur formulate con tutta la vivacità di un amichevole interesse e con gusto preciso, non erano improntate a quel fare canzonatorio e a quel tono di leggerezza che Edmund sapeva essere tanto indisponente per Fanny, fu pronto a soddisfarle. Quando Crawford prese a chiedere la sua opinione e a dare la propria sul modo più appropriato di pronunciare certi particolari passi del servizio divino, dimostrando così che quello era un argomento sul quale aveva riflettuto in precedenza e riflettuto giudiziosamente, Edmund si sentì sempre più soddisfatto. Quella era la via migliore per giungere al cuore di Fanny. Non sarebbe certo stata conquistata da quello che la galanteria e uno spirito frizzante e un carattere senza asperità potevano mettere in opera. O perlomeno non ne sarebbe stata conquistata presto, come si sperava, senza l'ausilio del sentimento e della sensibilità, senza la capacità di affrontare seriamente argomenti seri. La nostra liturgia, osservò Crawford, ha bellezze che nemmeno una letteratura trasandata, sciatta, può distruggere, ma ha anche passi ridondanti e ripetizioni che per non riuscire ostici richiedono una lettura perfetta. Inoltre, per quanto mi riguarda, devo confessare di non stare sempre attento quanto dovrei. Qui lanciò un'occhiata verso Fanny, perché 19 volte su 20 penso a come quella data preghiera dovrebbe essere letta e provo il desiderio di poterla leggere io. Ha parlato? Avvicinandosi di slancio a Fanny e rivolgendole la parola con voce addolcita. E a suo no, aggiunse: È sicura di non aver parlato? Ho visto muovere le sue labbra, ho immaginato che stesse per dirmi che dovrei stare più attento, invece di permettere ai miei pensieri di vagare. Non me lo dirà? No, davvero. Lei conosce troppo bene quale sia il suo dovere perché io, anche supponendo. Si interruppe. Sentì che si stava cacciando in un ginepraio ed egli non riuscì ad indurla ad aggiungere una sola parola, nemmeno in parecchi minuti di suppliche e di pause alternate. Allora tornò là dove era prima. Continuò come se non avesse tentato quella tenera interruzione. Un sermone ben pronunciato è ancora più raro di una preghiera letta bene. Una predica buona in sé non è cosa rara. È più difficile parlare bene che comporre bene. Voglio dire, le regole e il meccanismo del comporre sono più spesso oggetto di studio. Un sermone veramente buono, pronunciato veramente bene, dà un piacere assolutamente unico. Non posso mai ascoltarne uno del genere senza provare la più grande ammirazione e il più grande rispetto, nonché una mezza idea di prendere io stesso gli ordini religiosi e di predicare. Vi è qualcosa nell'eloquenza dal pulpito, quando è vera eloquenza, che ha diritto al più alto apprezzamento, al più alto onore. Il predicatore che può commuovere e colpire una così eterogenea massa di ascoltatori su argomenti contenuti in stretti limiti e da lungo tempo quasi logorati dall'uso comune, che può dire qualcosa di nuovo, di singolare, qualcosa che susciti l'attenzione senza offendere il buon gusto né stuccare i sentimenti di chi lo ascolta. È un uomo che nelle sue pubbliche funzioni non si potrebbe mai onorare abbastanza. Vorrei essere un uomo simile. Edmund rise. Davvero, continuò l'altro, lo vorrei. In vita mia non ho mai ascoltato un emerito predicatore senza provare un senso di invidia, però dovrei avere a disposizione un uditorio londinese, potrei predicare esclusivamente a gente colta, a quelli che fossero capaci di apprezzare le mie composizioni, e non credo che mi piacerebbe predicare spesso.
Ogni tanto, forse una o due volte in primavera, dopo essere stato ansiosamente atteso per mezza dozzina di domeniche di seguito, ma non stabilmente. Non mi andrebbe di impegnarmi con una certa costanza. A questo punto, Fanny, che non poteva fare a meno di ascoltare, scosse involontariamente il capo e immediatamente Crawford fu di nuovo al suo fianco, supplicandola di fargli sapere cosa aveva inteso esprimere con quel cenno. Edmund, che accostata a una seggiola si era seduto accanto alla cugina, capì che si preparava un assalto in piena regola, condotto a base di sguardi e di sussurri, per cui si ritirò quanto più quietamente possibile in un angolo, voltò loro le spalle e prese un giornale, desiderando sinceramente che la cara piccola Fanny potesse essere indotta a spiegare chiaramente quel suo scuoter del capo, con piena soddisfazione del suo ardente innamorato, e con pari zelo tentò di chiudere le orecchie a ogni eco di quanto si stava dicendo, mormorando fra sé e sé le varie offerte. Una desiderabilissima tenuta nel Galles meridionale, ai genitori e ai tutori, e un cavallo da caccia eccezionalmente bene addestrato. Frattanto Fanny, irritata contro se stessa per non essersi mantenuta immobile quanto silenziosa e profondamente amareggiata nel vedere le manovre di Edmund, stava tentando con tutto quanto le era consentito dalla sua modesta e gentile natura di respingere gli approcci di Mr. Crawford e di evitare sia i suoi sguardi che le sue domande, e lui imperterrito continuava a chiedere e a fissarla. Cosa significava quello scuotere del capo, diceva? Che cosa voleva esprimere? Disapprovazione, temo. Ma di cosa? Che cosa ho detto che le sia dispiaciuto? Ha pensato che parlassi impropriamente, leggermente, irriverentemente su quell'argomento? Dica semplicemente se ha pensato questo, mi dica solo se ho sbagliato. Voglio essere corretto da lei. No, no, la supplico, per un momento metta giù il suo ricamo. Che cosa significava quello scuotere del capo? Inutilmente, lei disse e ripeté. No, per favore, no, la prego, Mr. Crawford. Inutilmente tentò di scostarsi. Con lo stesso tono di voce, sommesso e ardente, restandole vicino, egli continuò a porle con insistenza le stesse domande. Irritata, agitata, Fanny proruppe: Come osa, signore? Mi sbalordisce veramente? Mi chiedo come osi. La sbalordisco? Disse lui. Si meraviglia? Vi è qualcosa nella mia presente richiesta che lei non capisce? Le spiegherò subito tutto quanto mi fa insistere con lei in questo modo, quello che mi interessa in quanto lei fa e nell'aspetto che ha e che suscita la mia attuale curiosità. Non la lascerò a lungo nell'incertezza. A dispetto di sé, Fanny non poté reprimere un mezzo sorriso, ma non disse nulla. Lei ha scosso il capo quando ha ammesso che non mi piacerebbe assolvere stabilmente ai doveri di un ecclesiastico, che non mi andrebbe di impegnarmi con una certa costanza. Sì, è così che ho detto, costanza. Non ho paura di questa parola. Sono pronto a compitarla, leggerla, scriverla con chiunque. Non ci vedo nulla di allarmante. Dovrei vedercelo, secondo lei? Forse, signore, disse Fanny esausta, rassegnandosi a parlare. Forse, signore, ho pensato che è un peccato che lei non abbia sempre conosciuto così bene se stesso come sembrava conoscersi in quel momento. Crawford, felice di averla finalmente indotta a parlare, era determinato a tener vivo il colloquio e la povera Fanny, che aveva sperato di metterlo a tacere con un rimprovero così deciso, scoprì di essersi tristemente ingannata e che si trattava solo di altre curiosità, di altre parole. Crawford aveva sempre qualcosa da chiederle, qualcosa che lei doveva spiegargli urgentemente. L'occasione era troppo bella. Non aveva mai avuto un'occasione del genere da quando l'aveva vista da sola nello studio dello zio. Forse non ne avrebbe avuta nessun'altra prima della sua partenza da Mansfield. Il fatto che Lady Bertram fosse seduta esattamente dall'altro lato del tavolo non aveva alcuna importanza, poiché si poteva sempre pensare che fosse desta solo a metà, e gli annunci pubblicitari di Edmund servivano opportunamente allo scopo. Bene, disse Crawford, dopo un susseguirsi di rapide domande e di riluttanti risposte. Sono più contento di quanto lo fossi poco fa, perché ora capisco più chiaramente l'opinione che lei si fa di me. Lei mi considera instabile, facilmente distolto dalle cose serie e dal capriccio del momento, facilmente tentato, facilmente sviato. Con una simile opinione non è sorprendente che... Ma vedremo, vedremo. Non tenterò
di convincerla con le proteste del torto che mi fa. Non le dirò che i miei sentimenti sono fermi e costanti. La mia condotta parlerà per me. L'assenza, la lontananza, il tempo parleranno per me. Dimostreranno che fin dove qualcuno può meritare il suo affetto, io lo merito. Lei vale infinitamente più di me, tutto questo lo so. Lei ha qualità che prima d'ora non credevo si trovassero in un così alto grado in una qualsiasi creatura umana. In lei vi è un non so che di angelico che va al di là. Non dirò di quello che si vede normalmente, per il semplice motivo che non si può vedere nulla di simile, ma al di là di quello che si può immaginare. Eppure l'impresa non mi spaventa. Non è con l'uguagliarla coi propri meriti che la si può conquistare, questo è fuori discussione. È chi vede e venera i suoi meriti più di chiunque altro, che la ama con dedizione più completa, che ha il maggior diritto al contraccambio. Su questo baso la mia fiducia. Con questo diritto la meriterò, e già la merito. E quando sarà convinta che il mio amore è tale quanto lo dichiaro, la conosco troppo bene per non nutrire le più ardenti speranze. Sì, mia dolce, mia amata Fanny. No, vedendo che si ritraeva dispiaciuta, mi perdoni, forse non ho ancora il diritto, ma con quale altro nome posso chiamarla? Come può immaginare di essere costantemente presente al mio pensiero sotto un qualsiasi altro nome? No, è a Fanny che penso tutto il giorno, è di lei che sogno ogni notte. Ha dato al nome un tale contenuto di dolcezza che ormai null'altro la può compiutamente descrivere. Fanny non avrebbe saputo restare seduta al suo posto più a lungo, o perlomeno trattenersi dal tentare di andarsene a dispetto dell'aperta opposizione che prevedeva, se non fosse stato per i suoni che annunciavano l'avvicinarsi di un sollievo immediato, i suoni di cui a lungo era stata in attesa e che quel giorno le erano sembrati stranamente in ritardo. La solenne processione, capeggiata da Bedley, che apriva la fila dei domestici che portavano il tavolino del tè, la teiera, i dolci, comparve e la liberò dalla penosa costrizione imposta alla sua persona e alla sua mente. Mr. Crawford fu costretto a spostarsi e lei si trovò automaticamente libera, occupata e protetta. A Edmund non rincrebbe di essere riammesso fra quelli che potevano parlare e ascoltare, ma benché il colloquio gli fosse sembrato assai lungo e benché guardando Fanny scorgesse sul volto di lei un rossore più che altro di dispetto, sperò che tante cose non fossero state dette e ascoltate senza un qualche profitto per chi fra i due aveva parlato.